Ringraziamo il Signore per la sua parola, per questa telefonata che abbiamo fatto. 9 aprile 2015 sono state fatte varie telefonate. Ringraziamo il Signore, ci sono varie persone che vanno e che vengono, persone che entrano e che escono anche là fuori. Là fuori ci sono continuamente persone che vanno e che vengono. Noi li ringraziamo tutti quanti loro. Abbiamo qui le nostre brave volontarie che stanno cucinando. Persone che entrano perché la giornata è bella, è una bella giornata, diciamo, di sole e la temperatura è perfetta, e noi ringraziamo le varie persone. E siamo, adesso ci sarà la lettura della parola di Dio, e leggerò dal libro dei Proverbi al capitolo 8, la natura e doti della sapienza. Una breve lettura della parola di Dio, intanto poi proseguirò a fare le telefonate. Si proseguirà a fare le telefonate in viva voce. Vedete le persone che escono quando sentono che c'è la lettura della parola, vogliono sentire solo la voce della Signora. C'è anche qui un ragazzo che esce anche lui, Massimo. Quindi ringraziamo Signore per la vostra presenza. Proseguiamo a fare quello che dobbiamo fare. Là ci sono i nostri bravi volontari che si danno da fare. Noi li ringraziamo. Grazie, ci vediamo domani, sì, grazie, arrivederci, grazie. Avete visto nell'arco di 30 secondi che ho detto che si fa la parola di Dio, sono uscite quattro persone in 30 secondi da quando ho annunciato che si legge la parola di Dio. Quindi 30 secondi fa c'erano quattro persone in più, e prima ancora già lo sapevano che tra qualche minuto ci sarebbe stata la lettura della parola, sono usciti. Quindi un continuo fuga, e come si dice che c'è il demonio che sta arrivando, tutti fuggono, no? E invece noi ringraziamo il Signore che è la sua parola. Vi leggerò dal libro dei Proverbi al capitolo 8, vediamo quello che il Signore ha preparato per noi.